Bene, buon pomeriggio a tutti. Come anticipato, gli argomenti di cui parleremo oggi sono veramente svariati, quindi non perderei tempo, inizierei subito. Iniziamo subito a parlare delle misure che fanno parte del piano Transizione 4.0. Per poi analizzare, diciamo, le caratteristiche principali di un'altra misura molto attuale, che è il credito d'imposta rimanenti di magazzino, procederò poi con una breve panoramica su quelli che sono i principali incentivi dedicati al mondo dell'imprenditoria femminile e per finire invece alcune indicazioni su quello che è un bando appena stato pubblicato dal MISE, che è il bando Investimenti Innovativi 4.0. Procediamo quindi con la spiegazione, l'analisi di quello che è il piano Transizione 4.0 e delle misure che lo compongono. E il piano Transizione 4.0 è, se così possiamo dire, uno strumento che al suo interno contiene tre crediti d'imposta: il credito d'imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito d'imposta formazione 4.0. Il piano Transizione 4.0 nel corso degli anni ha sempre trovato un'importante continuità, nel senso che già a partire dal 2016 è nato il piano Industria 4.0, per poi dal 2017 al 2019 diventare piano Impresa 4.0 e poi nel 2020 appunto ha assunto le connotazioni attuali e quindi si parla di piano Transizione 4.0. Questo perché il legislatore ha sempre cercato, vista l'importanza di questi strumenti per il tessuto imprenditoriale italiano, di dare una certa continuità a questi strumenti. Ragione per cui vedremo anche nel corso appunto di questa prima parte della formazione che tutte queste misure sono state prorogate già con la legge di bilancio 2022 per gli anni a venire, addirittura alcuni crediti fino al 2031. Iniziamo quindi mostrandovi le caratteristiche principali del credito d'imposta, ricerca, sviluppo, innovazione e design. Una piccola premessa riguarda il fatto che tutti i crediti d'imposta che compongono il piano Transizione 4.0 sono accomunati dal fatto che possono essere usufruiti da una platea di beneficiari molto ampia. In effetti, le caratteristiche che adesso vi elencherò relativamente ai soggetti beneficiari che possono fruire quindi del credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, le ritroverete anche per quanto riguarda gli altri due crediti d'imposta. Quindi possono fruire del credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design le imprese, a prescindere dalla forma giuridica o dal settore economico, ma anche dalla dimensione aziendale, quindi partendo veramente dalla microimpresa fino ad arrivare alla grande impresa. L'importante è che siano residenti nel territorio dello Stato italiano, siano in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano in possesso di un DURC regolare. Ciò che differenzia il credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design rispetto ovviamente agli altri crediti d'imposta sono le tipologie di attività ammissibili, quindi le tipologie di attività e costi che vengono agevolati. In particolare il credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design agevola innanzitutto le attività di ricerca e sviluppo, quindi di ricerca sperimentale, di ricerca fondamentale, sviluppo industriale. Le attività di innovazione tecnologica che poi possono essere ramificate, diciamo, in innovazione tecnologica green e innovazione tecnologica digitale 4.0, e infine l'attività di design e ideazione estetica. Dal punto di vista invece dei costi, quindi le spese che vengono agevolate all'interno di questo credito d'imposta, sicuramente ad essere agevolato è il costo del personale che viene impiegato direttamente nel progetto di ricerca e sviluppo, innovazione piuttosto che design. Vengono agevolate anche le quote di ammortamento per i beni materiali, software piuttosto che privative industriali ottenute per la realizzazione appunto del progetto di investimento.
Vengono agevolati anche i costi di contratti di ricerca e innovazione, ad esempio stipulati con università piuttosto che con centri di ricerca. Vengono agevolate anche i servizi di consulenza e i materiali e le forniture che vengono direttamente impiegate, quindi che hanno un uso esclusivo all'interno appunto del progetto di ricerca. All'interno di questa tabella vi mostro quelle che sono le aliquote attualmente in vigore per quanto riguarda appunto il credito d'imposta. Le aliquote in questo caso si differenziano, hanno quindi una percentuale di agevolazione differenziata a seconda della tipologia di attività esercitata. Quindi, per quanto riguarda un'attività di ricerca e sviluppo nel 2022, abbiamo un'aliquota del 20% fino a un massimo di 4 milioni. Aliquota che scende sensibilmente al 15% per quanto riguarda l'innovazione tecnologica green e digitale, scende ulteriormente al 10% in caso di innovazione tecnologica, quindi base, e scende e rimane invece al 10% per quanto riguarda l'attività del design, con un tetto massimo sempre di 2 milioni. Come ho anticipato all'interno della premessa, tutti i crediti d'imposta, anzi la maggior parte, 2 su 3 diciamo, dei crediti d'imposta facenti parte del piano transizione 4.0 sono stati oggetto di proroga da parte della legge di bilancio 2022. In particolare il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design ha visto una proroga, quindi una continuità importante. Tant'è vero che, come potete vedere all'interno della tabella, il credito d'imposta ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al 2031 e gli investimenti effettuati tra le spese sostenute, quindi tra il 2023 fino al 2031, godranno di un'aliquota agevolativa del 10%. L'innovazione tecnologica 4.0 piuttosto che green e invece il design sono stati rinnovati fino al 2025. In questo caso le aliquote variano dal 10 al 5%, quindi come potete notare ovviamente l'innovazione tecnologica nel 2023 gode di un'aliquota agevolativa del 10%, stessa cosa sempre nel 2023 per l'innovazione tecnologica green e digitale e per il design. Mentre se gli investimenti sono effettuati tra il 2024 e il 2025, le aliquote scendono al 5%. Un altro aspetto. Scusa Chiara, perdonami, Sì? scusa ti interrompo, perché un paio di persone mi hanno segnalato che non sentono bene. Ti chiederei di avvicinare forse il microfono alla bocca. Ok, penso di averlo, ok, così spero che vada meglio, ce l'ho veramente, veramente vicinissimo Sì. e spero vada meglio. Allora, un altro elemento che accomuna i vari crediti d'imposta è la modalità di fruizione degli stessi. In particolare, il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. Quindi, esempio, ho maturato il credito di imposta nel 2021, inizio a compensare nel 2022. Un'altra caratteristica che lega appunto i vari crediti di imposta sono gli oneri documentali. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda il caso specifico della ricerca, sviluppo, innovazione e design, è necessario produrre una relazione tecnica che andrà a descrivere il progetto, le finalità e le attività e che dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. D'altro canto, occorrerà anche certificare i costi ammessi appunto al progetto di ricerca e sviluppo piuttosto che innovazione tecnologica e design. E questo è un compito che appunto è demandato al revisore legale dei conti. Un'altra attività che però non dobbiamo considerare come vincolante, comunque come obbligatoria, è la comunicazione al MISE. In particolare nel 2021, quindi l'anno scorso, è uscito finalmente il modello di comunicazione
il modello di comunicazione al MISE che ha esclusivamente, diciamo, dei fini statistici. Quindi la comunicazione o meno al MISE, quindi l'invio tramite PEC di questo modello che il MISE ha reso disponibile, diciamo, non pregiudica la fruizione del credito d'imposta. Allo stesso tempo, però, diciamo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha lasciato anche un termine di tempo entro il quale presentare appunto questa comunicazione relativamente ai crediti del 2021, quindi maturati nel 2020, era il 31 dicembre del 2021, dell'anno scorso, per i crediti maturati l'anno scorso, quindi da comunicare quest'anno. Il termine entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi delle imprese. Quindi questi sono, diciamo, gli aspetti principali, le caratteristiche principali del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ora parliamo invece del credito d'imposta in beni strumentali. Come vi anticipavo precedentemente, la platea, anche in questo caso, dei beneficiari è molto ampia. Addirittura in questo caso possono fruire del credito d'imposta non soltanto le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni con determinate limitazioni, nel senso che a differenza delle imprese, gli esercenti arti e professioni potranno godere soltanto del credito d'imposta in beni ordinari, quindi non beni 4.0. E le caratteristiche che devono avere questi soggetti devono essere residenti nel territorio dello Stato, possono avere qualsiasi forma giuridica, appartenere a qualsiasi settore economico e avere una dimensione aziendale variegata, quindi veramente dalla micro alla grande impresa. Anche in questo caso è necessario che siano in regola, che rispettino quindi le norme sulla sicurezza in luoghi di lavoro e che siano in possesso di un DURC regolare. Questo aspetto è fondamentale, anche l'Agenzia delle Entrate più volte ha rimarcato questo aspetto, ovvero il fatto che il possesso, diciamo, di un DURC regolare, quindi rispondere a questo requisito, è fondamentale ai fini della fruizione del credito d'imposta. Quindi non è possibile compensare se l'impresa non è in possesso appunto di un DURC regolare. Vediamo cosa caratterizza questo credito d'imposta. Sicuramente le attività ammissibili, le tipologie di investimenti. Gli investimenti in questo caso possono essere suddivisi in due categorie. Da un lato abbiamo gli investimenti in beni 4.0, cioè tutti quei beni che possono essere interconnessi a un sistema aziendale e che fanno parte dell'allegato A piuttosto che dell'allegato B della legge 232 del 2016. D'altro canto invece abbiamo i beni cosiddetti ordinari, cioè tutti quei beni che per esclusione non rientrano nella categoria precedente. A loro volta questi due gruppi possono essere, diciamo, spacchettati, se così possiamo dire, in altri sottogruppi. Da un lato abbiamo, in entrambe le categorie, da un lato abbiamo i beni materiali. Quindi per intenderci, il tipico esempio è quello di un PC, d'altro canto invece abbiamo i beni immateriali, ad esempio software o system integration. Tutti i beni materiali 4.0, anzi, o meglio, le caratteristiche che devono possedere questi beni sono indicate all'interno dell'allegato A della legge 232 del 2016, mentre l'elenco dei beni immateriali 4.0 è definita dall'allegato B, sempre della legge 232 del 2016. Qual è l'aspetto che accomuna questi beni? Questi beni devono possedere precisi requisiti. Innanzitutto devono essere dei beni nuovi, quindi non è ammesso un investimento in beni usati. I beni inoltre devono essere strumentali, questo significa che devono essere impiegati dall'impresa come strumento di produzione all'interno del processo produttivo. In secondo luogo, devono essere destinati ad unità produttive situate nel territorio dello Stato. Anche questo aspetto è fondamentale, in quanto in caso contrario, e in particolare
caso ad esempio di cessione a titolo oneroso del bene, piuttosto che delocalizzazione all'estero del bene, entro un determinato periodo, che viene definito periodo di sorveglianza, scatta appunto la rimodulazione, la revoca del contributo. Quindi questi aspetti sono molto importanti, insomma, da tenere in considerazione. Come possono essere acquisiti, quindi come possono entrare a far parte del ciclo produttivo questi beni? Attraverso varie modalità. Il legislatore prevede che il bene possa essere acquisito direttamente a titolo di proprietà. Un'altra forma che però è veramente molto utilizzata è quella del leasing. Il bene può essere oggetto di investimento, può essere inoltre anche realizzato in economia, quindi proprio realizzato materialmente dall'impresa che ne beneficia il contributo, e successivamente infine tramite appalto. Vediamo ora le aliquote agevolative previste attualmente in vigore e secondo le previsioni future, quindi secondo gli interventi derivanti ad esempio dalla legge di bilancio, piuttosto che altri decreti che ultimamente sono intervenuti a modificare sensibilmente alcuni aspetti. Allora, con riferimento ai beni ordinari, quindi beni non di industria 4.0, nel caso in cui l'investimento sia effettuato nel corso del 2022, quindi dal 1 gennaio del 2022 al 31 dicembre del 2022, l'aliquota agevolativa prevista sia per i beni materiali che immateriali è pari al 6%. Il legislatore ha inoltre sempre previsto, sempre concesso l'opportunità per le imprese di effettuare l'investimento anche entro il primo semestre dell'anno successivo alla scadenza del credito d'imposta, quindi in questo caso il 30 giugno del 2023, se vengono rispettate due condizioni, cioè se entro il 31 dicembre del 2021 è stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene strumentale e se è stato accettato l'ordine dal venditore. Questi sono i due requisiti che devono essere necessariamente rispettati per far sì che l'impresa possa, se così possiamo dire, sforare e effettuare quindi l'investimento nel primo semestre dell'anno successivo alla scadenza. Chiara, scusa, perdonami, mi dispiace interromperti. Più di una persona ci sta segnalando che non sente bene. Okay. Qual è il microfono che è in funzione? Ma forse può dipendere però dal rimbombo, probabilmente. Sì, anche il rimbombo. Dalla potenza della voce. Sì, infatti. Sentite il rimbombo? Non so se sei in una stanza molto grande. Ma neanche tanto. Neanche tanto. Lo provo. Vabbè, prova a tenerlo vicino. Avevi qualche suggerimento, Lelio? Sì, mettere tutta una serie di cartoni delle uova lungo le pareti per coibentare acusticamente l'ambiente. E che adesso però dovrebbe uscire, comprare le uova e rientrare. Ma pure mangiarcele dopo. No, vabbè, magari tieni il microfono dai vicino alla bocca, non so. Sì, ho provato a fare anche così, anche prima quando me l'avete segnalato, non capisco. Provo delle altre cuffie, vediamo se va meglio. Non so se magari intanto volesse intervenire Marco, se è già pronto, e poi così dopo tu ricominci, adesso non ci senti, credo. Vediamo. Mi sentite adesso? Dunque, sentire sentiamo, che sia meglio o peggio ancora non lo so. Ok, io vi sento bene. Proviamo così, mi sembra che vada bene, proviamo così. Dai, ok, va bene. Ero rimasta che dicevi se voleva intervenire Marco, se no io procedo. Lo dicevo, se tu dovevi fare qualche spostamento di cuffie un po' lento, okay, non ho già fatto. Invece a questo punto vai pure. Sono stata molto performante, super veloce, sì.
Quindi dicevamo, relativamente invece alle aliquote attualmente in vigore per gli investimenti in beni materiali 4.0, se l'investimento effettuato nel corso del 2022, quindi tra il 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sempre con la possibilità di effettuare l'investimento anche entro il 30 giugno del 2023, le aliquote agevolative al momento sono particolarmente interessanti perché abbiamo un'aliquota del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, un 20% per gli investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni e un 10% per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni. Con riferimento sempre ai beni materiali 4.0, come vi dicevo, è stata intenzione del legislatore quella di prorogare la misura. Quindi anche in questo caso, come è accaduto per il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, anche in questo caso è stato prorogato fino al 2026. Quindi questa è una novità che è stata introdotta dalla legge di bilancio. Quindi nel caso in cui l'investimento venga invece effettuato tra il 1 gennaio del 2023 e fino al 31 dicembre del 2025, con la possibilità di usufruire della coda nel primo semestre del 2026, le aliquote si dimezzano. Quindi si arriva a un 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, un 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni e un 5% infine per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni. Voi ovviamente, fermatemi se non sentite, io Dunque, adesso sto guardando mi sembra che si senta meglio. però. Ok, perfetto, molto bene. Le aliquote sono state modificate, quindi come vi dicevo il legislatore interviene veramente molto spesso in tema di crediti d'imposta, soprattutto per il credito d'imposta a beni strumentali. Di recente sappiamo essere intervenuto con il decreto aiuti che al momento non è ancora approdato in gazzetta ufficiale, ma stando, diciamo così, alle anticipazioni di stampa, quello che possiamo sapere è che pare che gli investimenti in beni immateriali 4.0 abbiano subito una modifica relativamente all'aliquota agevolativa, per cui si parla di un cambiamento importante perché si passa dal 20 al 50%. Quindi, questa modifica diciamo che agisce in maniera non dico retroattiva, però è valida già, sembra essere già valida dagli investimenti effettuati già dal 1 gennaio del 2022 fino a fine anno con coda fino al 30 giugno del 2023. Quindi sarà possibile usufruire, adesso attendiamo sicuramente la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto aiuti, ma pare essere possibile quindi fruire di una aliquota agevolativa più alta. La situazione che vi ho descritto appunto è un'anticipazione in quanto attualmente la legge di bilancio aveva disposto che l'aliquota agevolativa per gli stessi investimenti effettuati nel 2023 con la coda 2024 fosse al 20%, aliquota che poi si riduce nuovamente nel caso in cui l'investimento sia sostenuto nel 2024 fino al 30 giugno del 2025, quindi arriviamo a un'aliquota del 15%. L'aliquota si riduce ancora di più fino ad arrivare al 10% nel caso in cui l'investimento nel bene immateriale avvenga nel corso del 2025, quindi tra il 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di usufruire della coda fino al 30 giugno del 2026. Come vi avevo preannunciato anche per il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, anche in questo caso il credito d'imposta in beni strumentali deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire, diciamo, dall'anno di interconnessione piuttosto che dall'anno di entrata in funzione del bene. Questa specifica è rilevante in quanto ci fa capire se parliamo di un bene ordinario piuttosto che di un bene 4.0. Quindi relativamente a un bene ordinario potremo compensare a
partire dall'anno in cui questo bene è entrato in funzione, mentre per quanto riguarda i beni di industria 4.0 andremo a compensare a partire dall'anno in cui il bene è stato interconnesso. Cosa può verificarsi e cosa si verifica spesso? Spesso si verifica che un'impresa acquisti un bene di industria 4.0, che quindi questo debba essere interconnesso, ma di fatto l'interconnessione avviene per svariati motivi, magari anche in un periodo di imposta successivo a quello di semplice entrata in funzione del bene, quindi si parla di interconnessione, se così possiamo dire, tardiva. Ora, il legislatore prevede la possibilità di poter comunque iniziare la compensazione relativamente al bene acquistato, quindi viene acquistato un bene di industria 4.0, il bene entra in funzione ma non viene interconnesso, ad esempio nel 2021, io già nel 2021 posso iniziare a compensare quella, il mio credito d'imposta comportandomi come se avessi a che fare con un bene ordinario. Nel caso in cui io nel periodo di imposta successivo, quindi nel 2022, interconnetto il mio bene di industria 4.0, a partire dal 2022 allora posso godere dell'aliquota agevolativa maggiorata in quanto ho effettuato l'interconnessione. Dal punto di vista degli oneri documentali, in questo caso è necessario avvalersi di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere piuttosto che un perito industriale. L'unica esenzione viene fatta relativamente ai beni che hanno un costo fino a 300.000 euro, per i quali è sufficiente una semplice dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Anche in questo caso, come dicevo precedentemente, è considerato opportuno, ma non è vincolante assolutamente, inviare questo modello realizzato dal MISE, che ha esclusivamente, diciamo, delle finalità statistiche e che viene inviato dall'impresa appunto tramite PET, dove l'impresa andrà a segnalare la tipologia di bene che è stato acquistato, se è un bene immateriale 4.0 piuttosto che materiale 4.0, e quindi si tratta appunto di un onere che non, nel caso in cui non venga adempiuto, non pregiudica la fruizione del credito d'imposta. Veniamo invece ora a parlare dell'ultimo credito d'imposta che fa parte del piano transizione 4.0, un credito d'imposta particolare, diverso rispetto ai precedenti, forse meno utilizzato rispetto ai precedenti. Quello che sappiamo è che sicuramente la legge di bilancio non ha previsto una proroga di questo credito d'imposta oltre la scadenza di questo anno, quindi a partire dal 1 gennaio 2023 in realtà ad oggi sembra che questo credito d'imposta non sia stato prorogato, e questa, diciamo, è un'eccezione rispetto al quadro che vi ho prospettato precedentemente e che vede appunto dare una importante continuità a tutte le misure che fanno parte del piano transizione 4.0. Vediamo ad ogni modo le caratteristiche, e quindi mi permetto di dire, a maggior ragione dal momento che sembra non essere al momento prorogato questo credito d'imposta, dal nostro punto di vista risulta essere fondamentale poterne fruire al momento che la misura è ancora operativa. E dal punto di vista dei soggetti beneficiari, ovviamente anche in questo caso la platea è molto elevata, molto vasta, possono partecipare quindi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato di qualsiasi forma giuridica e dimensione. Vedremo poi che la dimensione in questo credito d'imposta ha una rilevanza particolare, nel senso che le aliquote agevolative sono differenziate proprio a seconda della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria. Anche in questo caso è necessario essere in possesso di un DURC regolare. Che cosa caratterizza questo credito d'imposta formazione 4.0? L'attività ammissibile, che in questo caso risulta essere un'attività di formazione. L'attività di formazione deve essere volta a acquisire piuttosto che consolidare delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione nel processo di
nel processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. E i soggetti che sono destinatari di questa attività di formazione sono il personale dipendente, che può essere a tempo anche determinato, e anche il personale con contratto di apprendistato. Quindi l'importante è che il corso di formazione sia rivolto al personale dipendente all'impresa. Da chi viene erogata questa attività di formazione? Anche in questo caso abbiamo due possibilità. E da un lato l'attività di formazione può essere erogata da personale dipendente, quindi da personale interno che al momento opera all'interno delle aree ammesse, che sono quello del marketing, della vendita, degli acquisti, piuttosto che tecnologie di produzione. D'altro canto, quindi in questo primo caso, personale dipendente può fungere da docente piuttosto che tutor. D'altro canto, l'attività di formazione può essere erogata anche da personale esterno all'impresa. In questo caso potrebbero essere soggetti accreditati per lo svolgimento di attività formative presso la regione piuttosto che provincia autonoma in cui ha sede l'impresa beneficiaria. Possono essere università pubbliche o private, soggetti che sono accreditati presso i fondi interprofessionali, oppure anche soggetti che sono in possesso della ISO 9001 relativamente però al settore EA37. Per quanto riguarda invece le spese ammissibili, i costi che vengono agevolati dal credito di imposta formazione 4.0 riguardano sicuramente le spese del personale in qualità di formatore per le ore di partecipazione alla formazione. Vengono ad essere agevolati anche i costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti alla formazione, che devono essere ovviamente direttamente coinvolti nel progetto, i costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le spese generali indirette. Come vi anticipavo, per il credito di imposta formazione 4.0 la percentuale di agevolazione varia a seconda della dimensione aziendale. Vi dico all'interno di questa slide, diciamo, le aliquote che al momento sono in vigore. Quindi, relativamente alle piccole imprese che effettuano un'attività di formazione in settori 4.0, l'aliquota agevolativa è del 50% fino a un massimo di 300.000 euro. L'aliquota scende, si abbassa al 40% per le medie imprese e scende ulteriormente al 30% per le grandi imprese. Anche in questo caso sappiamo che il legislatore è di recente intervenuto andando a modificare in maniera importante le aliquote agevolative. Sempre stando alle varie anticipazioni legate al decreto aiuti, infatti, pare che l'aliquota agevolativa per le piccole imprese che svolgono attività di formazione 4.0 passi da un 50% a un 70%, restando fermo il tetto massimo di 300.000 euro. Per le medie imprese ci sarà anche in questo caso un innalzamento, si passerà al 50%, mentre le grandi imprese rimarranno con un'aliquota agevolativa del 30%. E per godere però di queste aliquote maggiorate, se così possiamo dire, stando sempre appunto alle anticipazioni, alle bozze che sono circolate relativamente al decreto aiuti, sembra che appunto per godere di queste aliquote sia necessario che l'attività di formazione sia erogata da soggetti particolari, specifici, che saranno poi individuati con un prossimo decreto del MISE, e inoltre sarà necessario anche certificare i risultati relativi all'acquisizione e al consolidamento delle competenze. Quindi per godere, diciamo, di aliquote agevolative maggiorate, bisognerà, insomma, cercare di rispondere ulteriormente a questi due requisiti. In alternativa, e quindi nel caso in cui non sia possibile rivolgersi a formatori presenti all'interno di questo decreto del MISE, non possano essere certificate le competenze, le aliquote sono state leggermente modificate in ribasso.
Quindi per le piccole imprese l'aliquota non sarà più del 50%, ma pare sarà del 40%, e per le medie imprese del 35%. L'unica categoria che a quanto pare non ha subito modifiche importanti è quella delle grandi imprese. Relativamente alle modalità di fruizione del credito d'imposta, anche in questo caso parliamo di una compensazione esclusivamente tramite F24 nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. In questo caso, tra gli oneri documentali necessari figura spicca anche una relazione che deve illustrare le modalità organizzative, i contenuti dell'attività di formazione, così come anche deve essere tenuto un registro nominativo relativo anche all'attività svolta e sottoscritto soprattutto dal personale sia discente che docente, oppure dal soggetto formatore esterno. Anche in questo caso è prevista la possibilità appunto di inviare la comunicazione secondo il format previsto dal MISE tramite PEC, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi queste appunto questa è una panoramica veloce di quelle che sono le caratteristiche, i caratteri fondamentali dei crediti d'imposta che compongono il piano di 4.0. Vedremo se nella legge di bilancio 2023 piuttosto che altri decreti nel corso di questi mesi andranno ad intervenire ulteriormente sulle aliquote e magari alcuni decideranno anche di prorogare il credito d'imposta formazione 4.0, che al momento, come vi dicevo, non per il quale non è ancora prevista una proroga. Vi parlerei ora di un credito d'imposta molto attuale, come vi anticipavo, in quanto la presentazione, diciamo, i termini per la presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono aperti ieri. Quindi un tema molto attuale, quello del credito d'imposta rimanente di magazzino, che in particolare va ad interessare il settore tessile, della moda e degli accessori. Il credito d'imposta rimanente di magazzino è un credito d'imposta che è nato diciamo, in piena fase emergenziale, in piena pandemia. Infatti, l'articolo 48 bis del decreto rilancio aveva previsto quindi l'istituzione di questo credito d'imposta, in particolare relativamente al periodo d'imposta 2020. Successivamente i vari decreti sostegni sono intervenuti andando anche a prorogare questa misura per il 2021. Quindi al momento, ad oggi, è possibile presentare comunicazione all'Agenzia delle Entrate per fruire del credito d'imposta con riferimento al periodo d'imposta 2021. Per quanto riguarda la platea, in questo caso di beneficiari, ovviamente è molto più ristretta perché riguarda esclusivamente soggetti che sono in possesso di un codice Ateco, tra quelli ammessi dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, quindi codici Ateco che rientrano nel settore tessile, moda e accessori. Ultimamente è nuovamente intervenuto il legislatore andando ad inserire tra i vari codici Ateco anche alcuni del commercio, sempre relativamente però a questi settori. Non è rilevante anche in questo caso la forma giuridica e la dimensione aziendale dell'impresa per poter fruire di questa agevolazione. Ciò che ovviamente è necessario è che l'impresa risieda nel territorio dello Stato italiano. In che cosa consiste l'agevolazione? Come vi anticipavo, appunto, si tratta di un credito d'imposta, in questo caso pari al 30% del valore dell'eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente. Quindi facciamo questo piccolo esempio veramente molto semplice, con riferimento ovviamente al periodo d'imposta 2021, che è quello che a noi interessa. Verifichiamo appunto il valore delle nostre rimanenze di magazzino relativamente al 2021, che poniamo caso sia uguale a 100. Andiamo poi a registrare
la media del valore nei tre periodi di imposta precedenti al 2021, quindi 2018, 2019 e 2020. E ipotizziamo che questa media sia pari a 50. Ovviamente c'è un'eccedenza, in quanto il valore registrato nel 2021 è superiore alla media registrata nei tre periodi di imposta precedenti. In questo caso, al valore dell'eccedenza, quindi al mio 50%, viene applicato il 30% come previsto. Di conseguenza, il mio credito di imposta avrà un valore pari a 15. Si tratta di un valore, se così posso dire, ipotetico, nel senso che, e questo è un aspetto forse un po' più problematico della normativa, anche relativamente all'edizione precedente, quando erano stati messi a disposizione tra l'altro meno fondi, perché erano stati messi a disposizione 90 milioni, effettivamente diciamo, l'entità del credito d'imposta di cui hanno potuto fruire le imprese è stato molto ridotto. In quanto questo 30%, poi di questo 30% l'impresa ha potuto godere soltanto circa un 64%, in quanto una volta diciamo, ricevute tutte le comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha deciso appunto di ripartire le risorse e quindi non è stato possibile applicare il 100% del 30% come credito d'imposta. Di conseguenza, molte imprese che hanno presentato domanda nell'edizione scorsa per un determinato valore di credito d'imposta hanno potuto fruire di un credito d'imposta ridotto. Relativamente al periodo d'imposta 2021, le risorse sono state incrementate, nel senso che per il 2020 si parlava di 90 milioni, attualmente invece sono a disposizione 250 milioni. Quindi la dotazione finanziaria che comunque è stata modificata. Inoltre, teniamo presente che il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 era sicuramente maggiore rispetto a quello del 2021. Pertanto, insomma, ci sono delle buone probabilità, insomma, che relativamente al periodo di imposta 2021 le imprese possano fruire, diciamo, di un credito d'imposta pari al 30% pieno rispetto all'edizione precedente. Aspetti da sottolineare, diciamo, di questa normativa. Sicuramente il fatto che le rimanenze di magazzino debbano essere valorizzate attraverso dei criteri omogenei, quindi lo stesso criterio che è stato utilizzato per valorizzare le rimanenze di magazzino nel 2018, ad esempio, deve essere utilizzato per il 2019, per il 20 e per il 21. E inoltre la consistenza delle rimanenze finali di magazzino deve essere certificata da un revisore legale o da una società di revisione. Per quanto riguarda la fruizione, in questo caso, come vi anticipavo, si tratta di innanzitutto una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. E quindi, come vi dicevo, già da ieri fino al 10 giugno del 2022 è possibile inviare questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate per poter fruire del credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate poi ha posto anche in particolare dei termini di compensazione che per i soggetti cosiddetti solari è il 31 dicembre del 2022 o comunque entro il periodo di imposta successivo a quello di maturazione del credito per i cosiddetti soggetti non solari. Penultimo argomento, diciamo, di questa sessione, un altro argomento molto, molto caldo, soprattutto negli ultimi mesi, riguarda tutti gli incentivi che ruotano intorno al mondo dell'imprenditoria femminile. In particolare, l'imprenditoria femminile è stata oggetto di un'attenzione particolare, dal PNRR. In effetti, già la missione 5 del PNRR. Voi sapete che il PNRR si compone da varie missioni, fino a 6 missioni, la numero 5 che riguarda appunto l'inclusione, la componente 1, in particolare l'investimento 1.2, riguarda proprio la creazione di imprese femminili.
A questo investimento sono stati destinati 400 milioni che poi sono stati suddivisi attraverso vari strumenti, alcuni già operativi che conosciamo già e altri invece nuovi completamente. Infatti di questi 400 milioni abbiamo 160 milioni destinati allo strumento Fondo Impresa Donna. Si tratta in questo caso di uno strumento nuovo che non era mai stato reso operativo sulla scena nazionale. Poi abbiamo 100 milioni destinati allo strumento Nuova Impresa Tasso Zero e 100 milioni destinati allo strumento Smart and Start. Questi ultimi due invece sono strumenti che già sono conosciuti, nel senso che le imprese, le start-up, hanno iniziato a fruire da diversi anni ormai di questi strumenti. Cerco di riassumervi brevemente le caratteristiche e gli aspetti più rilevanti, ecco. Relativamente al Fondo Impresa Donna, quindi i primi 160 milioni, questi fondi sono ripartiti, diciamo, in due linee. Da un lato abbiamo una linea che è destinata alla nascita delle imprese femminili, dall'altro invece abbiamo una linea destinata allo sviluppo e al consolidamento, quindi imprese che sono già nate, imprese femminili già nate. L'impresa deve essere femminile, quindi deve essere composta al suo interno in maniera prevalente da donne. Nel caso di società di capitale, almeno due terzi appunto dei componenti devono essere donne. E questo requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. E ciò che caratterizza questo interessante strumento è che per quanto riguarda linea A, le imprese possono godere di un contributo a fondo perduto. Per la linea B invece possono godere sia di un contributo a fondo perduto che di un finanziamento agevolato. La misura sarà resa operativa a brevissimo, nel senso che sono già state indicate le date di apertura per la presentazione delle domande, in particolare dal 19 maggio per la linea A e dal 7 giugno invece per la linea B. Relativamente invece a uno strumento che già conosciamo, Nuova Impresa Tasso Zero, sappiamo che questo è rivolto principalmente alle micro e alle piccole start-up. Anche le persone fisiche, quindi l'imprenditore che decide di avviare appunto una startup può presentare domanda per Nuova Impresa Tasso Zero. Questo strumento si compone sia di un finanziamento agevolato che di un contributo a fondo perduto. Nuova Impresa Tasso Zero è uno strumento che già conosciamo. Io mi aspetto ovviamente che verranno apportate magari delle piccolissime modifiche relativa nei momenti in cui la misura verrà resa operativa per diciamo, il settore dell'imprenditoria femminile. Al momento la misura ha appena chiuso i termini, da poco chiuso i termini per la presentazione delle domande, quindi ci aspettiamo veramente che a brevissimo la misura possa riaprire con i fondi che le sono stati destinati, 100 milioni dal PNRR. Per quanto riguarda invece Smart Start, si tratta di una misura che riguarda sempre le start-up, però che hanno la caratteristica di essere start-up innovative, quindi iscritte appunto in una sezione speciale delle imprese. In questo caso anche le persone fisiche, o meglio un team di persone fisiche, possono proporre domanda per partecipare a questo bando. In questo caso l'impresa può godere di un finanziamento a tasso agevolato pari all'80% della spesa che viene ammessa. La misura in questione, a differenza delle precedenti, è operativa nella sua versione, diciamo, base, quindi al momento non ancora estesa all'imprenditoria femminile. Quindi i fondi al momento per lo Smart Start base sono ancora disponibili. Auspichiamo che veramente anche in questo caso a breve venga aperta magari una linea dedicata all'interno di Smart Start proprio per l'imprenditoria femminile, che magari può portare con sé, insomma, vantaggi ulteriori, quindi magari anche delle aliquote agevolative diverse, magari altre spese ammissibili. Concludo veramente brevemente il mio intervento parlandovi, dicendo veramente due parole relativamente a un nuovo bando di cui sicuramente avrete sentito parlare, un bando molto interessante che è stato
pubblicate dal MISE, un bando che ha a disposizione dei fondi importanti, 670 milioni circa, e che è destinato in particolare alle piccole e medie imprese, quindi in questo caso abbiamo una circoscrizione appunto delle imprese che è la dimensione aziendale, quindi solo piccole e medie imprese. Queste imprese devono essere in possesso di un codice Ateco del settore manifatturiero piuttosto che dei servizi. Ad ogni modo, il provvedimento, il decreto attuativo ha elencato tutti quelli che sono i codici Ateco ammissibili. Le imprese inoltre devono essere in un regime di contabilità ordinaria e aver depositato e approvato almeno due bilanci. Nel caso invece di società di persone, invece parliamo di almeno due dichiarazioni dei redditi. Altro aspetto rilevante è che nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda non abbiano delocalizzato l'unità produttiva che sarà oggetto di intervento per il bando. E ciò che caratterizza questa misura è sicuramente la tipologia di investimento. In questo caso possono essere effettuati degli investimenti innovativi e sostenibili, quindi possono essere acquistati degli impianti, dei macchinari, degli strumenti che rientrano all'interno del Piano Nazionale Transizione 4.0. In effetti già il decreto attuativo ha elencato ha fatto riferimento all'allegato A e all'allegato B della legge 232, come dicevo precedentemente, del 2016, dove vengono elencate appunto le tipologie di tecnologie 4.0. Inoltre, questi progetti, oltre che a vedere l'acquisizione di un bene strumentale, possono essere caratterizzati anche da un particolare contenuto di sostenibilità in termini o di economia circolare oppure di efficienza energetica. Quindi, ad esempio, è possibile, oltre all'acquisto di un macchinario piuttosto che di un impianto, acquistare anche un impianto fotovoltaico che andrà in questo modo a attribuire anche un maggior punteggio nel progetto che verrà valutato dalla Commissione di Invitalia. Si tratta di un bando, come tra l'altro i precedenti che vi ho illustrato, sempre gestiti da Invitalia. E in questo caso le spese ammissibili sono mobilitazioni materiali e immateriali, quindi in questo caso sempre impianti, attrezzature, beni strumentali, ma anche licenze, brevetti, software, opere murarie. Per quanto riguarda invece l'agevolazione è molto interessante perché parliamo esclusivamente di un contributo a fondo perduto. Nella slide appunto vi indico che il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 60% in quanto le aliquote agevolative variano a seconda non solo della dimensione dell'impresa, ma anche della sede operativa sulla quale viene effettuato l'investimento. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda le regioni del sud, in particolare Sicilia e Sardegna, l'aliquota arriva fino al 60%, mentre le regioni del centro-nord hanno un'aliquota agevolativa che varia dal 25 al 35%. Il bando sta anche in questo caso per essere reso operativo, nel senso che tra qualche giorno, a partire dal 18 maggio, già presentare delle domande tramite la piattaforma che Invitalia ha messo a disposizione. Ho cercato quindi di riassumere insomma le caratteristiche principali degli incentivi che dal nostro punto di vista sono sicuramente quelli più interessanti al momento. Quindi il mio intervento è concluso, penso di poter lasciare la parola a Marco. Sì, grazie Chiara, sei stata chiarissima.